Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio farvi vedere una bella cosa interessante che riguarda il nostro Fortnite. Lo sappiamo ragazzi, possiamo essere bravi quanto vogliamo a sparare e tra l'altro è una cosa importantissima regolare bene la sensibilità del mouse, la sensibilità del controller se l'ho usato, se lo usate, la sensibilità nella mira e di certo andare nei posti più affollati, siete anche voi che me lo dite sempre, è il miglior modo per imparare a fightare e su lì non ci piove ragazzi. Ma la cosa che è veramente indispensabile in Fortnite, che è anche appunto l'elemento che caratterizza questo videogioco da altri, sono le costruzioni. Lo sappiamo tutto, il buildare, come si dice in gergo di noi giocatori di Fortnite. E come si fa per buildare, ragazzi? Bisogna prendere il materiale e con il materiale che abbiamo costruire le nostre varie strutture. È vero che possiamo imparare durante il game, quindi mentre giochiamo, a furia di sbagliare le costruzioni, impariamo anche a costruire, però vi garantisco che ci vogliono mesi, non c'è da scherzare, ci vuole veramente tanto tempo. C'è un'altra soluzione che è quella di cominciare le partite, buttarvi in un punto della mappa completamente sperduto, farmare materiali e preparare la costruzione. Però ragazzi, c'è anche un'altra soluzione ed è un programma che ha creato un fan di Fortnite, un utente che si chiama Fortniter ed è praticamente un simulatore di costruzioni che ha come particolarità la possibilità di avere materiale infinito, ragazzi. Quindi noi non abbiamo nessun obbligo di dover metterci lì e picconare come i dannati per 20 minuti per avere full materiale, magari poi dovendo anche correre nella safe qualora si chiudesse. Ve lo faccio vedere subito, ragazzi. Eccolo qua alle mie spalle. Il sito lo vedete là in alto. Ve lo dico comunque, anzi, forse non lo vedete perché ho davanti il mio nome: è www.fortniter.xyz. Come vedete ragazzi, è semplicissimo. Noi andiamo nella home page, lui ci fa vedere questa schermata iniziale, Play Now for Free. Esiste la versione online, che è quella che stiamo vedendo proprio adesso. Aspettate che mi metto un po' più piccolino io, così lo vedete bene. E poi anche la versione invece per PC, se voleste giocarlo anche offline. Eccoci qua ragazzi, questo è il nostro personaggio, molto molto easy. Adesso ve lo centro un attimino così lo vedete meglio. Eccolo qua. Allora, che cosa si può costruire con questo simulatore, ragazzi? Il muro, il pianale e le scale, che in fondo sono le uniche cose che dobbiamo imparare a usare nel migliore dei modi, ragazzi. È intuitivo a manetta, ragazzi. Se noi premiamo P, andiamo nel menu di gioco. Come vedete, ragazzi, noi possiamo cambiare anche eventualmente le chiavi, no? Per le costruzioni. Ovviamente io ho fatto una ciulata perché sono abituato ad avere le costruzioni sui tasti del mouse. Purtroppo non possiamo mettere i tasti del mouse laterale e non è una cosa cattiva in realtà, perché i veri pro non costruiscono dal mouse, costruiscono tutto con la tastiera. Quindi, se io volessi mettere il muro sulla Q, volessi mettere il piano sulla E e volessi mettere la rampa sulla Z, mi basta solamente chiamarle toggle building. Non so cosa voglia dire, non me lo ricordo. Mettiamo sulla O, non dobbiamo resettare. Andiamo in alto qua. Vedete, voi non lo vedete il mio mouse, ma c'è save change. Lo sto in alto a sinistra. Andiamo a salvare. Noi abbiamo questo uomo qua che, ovviamente, con il WASD si muove come se fosse il nostro personaggio di Fortnite, salta, ok? Poi voi vi regolate tutte le vostre impostazioni con i DPI e noi prot e prot, ci siamo costruiti il coso. E poi cosa facciamo? Con E non lo possiamo fare qua al pianale, ma con Z dovremo poter costruire. Eccolo qua infatti, Z costruiamo e come un ciulo io mi sono chiuso dentro perché ovviamente già faccio cagare a costruire, figuratevi se lo devo fare qua. Non c'è nessun problema perché se non vi piace la costruzione fate click destroy near buildings. Infatti abbiamo distrutto la nostra cosa, ripremiamo P per uscire, siamo di nuovo pronti, diciamo che vogliamo fare delle rampe. Noi ci basta semplicemente fare così, ragazzi, tac, ci
facciamo le nostre rampe infinite, molto easy. Diciamo che vuoi fare una rampa e poi hop hop. Sembra una porcata, ragazzi, io ve lo sto facendo vedere, non sono assolutamente bravo, ragazzi, non sono assolutamente bravo, ragazzi, ma è uno strumento fondamentale se volete imparare a costruire con Fortnite, ragazzi. Secondo me è davvero un bellissimo tools, chiamiamolo così, che ci può aiutare davvero davvero tantissimo. Come vedete, io questo intenzione che costruisco le rampe, miglioreremo sicuramente anche la velocità della nostra costruzione una volta settato anche il mouse, la sensibilità. Il mio è quello da gaming che uso nel gioco, ma credo che sia veramente un ottimo tool per poter imparare a costruire nel migliore dei modi. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di seguire tutte le mie live per vincere il pass battaglia e tutto quello che potrebbe servirvi per una buona postazione da gaming. Io vi ringrazio tantissimo di nuovo e noi ci vediamo presto. Ciao!